Oggi c'avevo proprio voglia di fare un bello spezzatino. Partiamo dal manzo, gli diamo una pulita dal grasso in eccesso e lo tagliamo a pezzetti non troppo piccoli. Li infariniamo e li lasciamo per il momento da parte. Prendiamo un bel paio di carciofi, io ho usato i violetti, li puliamo, li tagliamo a metà e togliamo la barba. Adesso li tagliamo a coltello, non troppo fini, e li andiamo a rosolare. Una volta rosolati, quindi passati qualche minuto, possiamo andare ad aggiungere la carne. Lasciamo ben attaccare al fondo della padella, saliamo, successivamente sfumiamo con un po' di vino bianco. Una volta sfumato, ragazzi, mi raccomando, deglassate il fondo. Da qui aggiungiamo dell'acqua e lasciamo cuocere per un paio d'ore. Se vuoi vedere tante altre ricette, ricordati di seguirmi sia qui che su Instagram. A questo punto aggiungiamo le erbe aromatiche, quelle che ho usato le trovi sotto scritte in descrizione. Mettiamo il coperchio e come dicevo prima lasciamo cuocere per un paio d'ore. Passate le 2 ore siamo pronti per impiattare. È un burro super cremoso e super saporito.